e benvenuti in questo nuovo format di Lavori e Mestieri. Benvenuti in Kiwi! Allora, e siamo qui a intervistare il nostro primo la nostra prima lavoratrice. Siamo con Giovanna. E Giovanna, che lavoro fai? Faccio la rider per Glovo. Fai la rider per Glovo. Ma Giovanna, ma quanti anni hai? Non per farmi i fatti tuoi, eh? Assolutamente, non ho problemi, 62. 62. Allora, la mia domanda, eppure credo quella che si stanno facendo gli altri, è: ma Glovo è uscito da pochi anni, ma prima che facevi? Cioè, come hai fatto a conoscere Glovo? Perché ho fatto un sacco di lavori, diciamo che il penultimo lavoro è stato molto deludente, quindi cercavo una soluzione a questo lavoro proprio terrificante, di cui preferisco non parlarne. E con tutte le curriculum vitae, via internet a mano, alla fine vedevo sempre: vieni a lavorare con noi, Glovo, Glovo, Glovo. Ho detto: ma fammi provare. Ah, quindi hai iniziato, diciamo, per provare, non avevi grosse aspettative? Sì, non sapevo neanche di che cosa si trattasse effettivamente. Ah, ho capito. E poi alla fine, da quanto tempo ci lavori con Glovo? Quasi 2 anni e mezzo, da febbraio del 2019. Ah, quindi è già da parecchio che lavori, quindi cioè sei una delle veterane, diciamo, dai. Sì, sì, sì. E hai notato cambiamenti da quando è iniziato Glovo ad adesso? Sì, beh, senz'altro, ci sono stati tantissimi cambiamenti, alcuni in negativo, alcuni in positivo. Però si va avanti, questo è l'importante, che comunque secondo me il mestiere del rider, che in America sono anni che c'è, noi siamo in ritardo come al solito, mi dà soddisfazioni, quindi secondo me non moriremo come lavoratori di rider. Ho capito, ma una domanda, ma tu lo fai così a mozzichi e bocconi, diciamo saltuariamente, oppure lo fai proprio sempre? No, è un lavoro per me, il primo e unico lavoro. Ah, quindi lo fai proprio a tempo pieno? Certo, tempo pieno. Dove arrivo metto il punto, come si dice a Roma. Che non è che, insomma, faccio 6-7 ore. Oggi adesso qui mi sono fermata, però oggi è dalle 11 di stamattina che lavoro. E comunque lavori, cioè quando inizi a lavorare arrivano sempre ordini di continuo? Sì. Sì, quando il primo lavoro, boom, primo ordine, poi uno appressa un altro. Ah, quindi diciamo non è una cosa da fare così, cioè si può fare a mozzichi e bocconi, però lo puoi anche fare come professionista sempre. Allora, in questo lavoro c'è un lato che non tutti notano, che è il lato umano, che è il lato più bello. Conosci sempre gente nuova, i bambini che ti guardano, ti salutano per strada, ciao Glovo, sono spettacolari, i cani, io adoro gli animali, e soprattutto sotto il lockdown io mi sono sentita veramente utile per certe persone che non potevano manco uscire, quindi il fatto di essere stata per la spesa, anche per due parole, e quindi questo per me è un lavoro importante, perché comunque mi porto a casa sempre anche solo un minuto e mezzo, qualcosa in più. Senti, io ti volevo fare una domanda, una curiosità più che altro. In tutti i lavori c'è il lato positivo e il lato negativo, credo, come sempre. Mi sai dire un lato negativo che hai in questo lavoro? Il lato negativo in questo lavoro è che rispetto all'inizio bisogna sudare un pochino di più rispetto ai primi tempi, i primi mesi, che era abbastanza facile raggiungere belle cifre, ma non importa. E invece il lato positivo di questo lavoro? È lo aspetto umano. Ogni giorno conosco sempre gente nuova e anche le persone mi dicono: signora, mi dà il suo numero di telefono magari? E non posso. Vorrebbero me, ma non si può fare. Ho capito. Senti, un'ultima cosa. Mi dici un aneddoto? L'aneddoto più brutto che ti è capitato mentre lavoravi facendo la rider? Quello è stato veramente brutto. Mi ha assalito verbalmente un ragazzo giovane. Quello è stato veramente brutto.
Mentre facevi una consegna? Sì, perché non gli funzionava il citofono, non gli funzionava il telefono. Dopo un quarto d'ora, 20 minuti che stavo sotto, alla fine ha aperto, mi ha detto, ma a me, io ho il telefono chiuso e il citofono non funziona. Io dentro di me dico, vabbè, ma io un quarto d'ora, lei doveva aspettare, mi ha aggredito verbalmente. E non so, io purtroppo di fronte all'ignoranza rimango basita, non so cosa rispondere. E invece un aneddoto, l'aneddoto più bello che ti è capitato durante questo lavoro, il più bello, quello che proprio più ti ha fatto restare così, diciamo. Questo lo racconto sempre, all'Alessandrino erano i primi tempi, vado a consegnare, io in genere non entro in casa dei clienti, poso il cesto per tirare fuori l'ordine del cliente, da in fondo alla casa una bambina urlante, rimani a mangiare con noi, bellissima, una cosa splendida. Ho capito. E poi un'altra cosa, ma economicamente riesci a mantenere il tuo? Devi lavorare? L'ultima domanda, economicamente riesci a tirare avanti con questo lavoro, lavorando sempre, come detto? Sì, perché io sono da sola, non devo mantenere se non un gatto cretino. Va bene, grazie. Grazie. Niente. E ricordatevi di seguire, iscrivervi al canale, attivare la campanellina, mettere like e fare tutto quello che dovete fare, ma non fate. Ci vediamo alla prossima intervista. Ciao belli! E ora siamo qui invece con Renzo. Renzo, che lavoro fai? Il rider con me. Ok, e da quanto tempo lo fai? 2017, sporadicamente. Poi dal 2019 ho continuato a farlo in seguito, in senso continuo. Ah, ho capito. Ma quanti anni hai? Io 40. Ah, quindi comunque lo fai già da parecchio tempo, sei già una persona adulta comunque che lo fa, non è che sei un ragazzetto, diciamo. Senti, io ti volevo chiedere una cosa, ma tu questo lavoro lo fai così saltuariamente o lo fai adesso a tempo fisso? A tempo fisso. Ah, quindi lo fai sempre, come proprio un unico lavoro? È il primo lavoro, sì. Ah, ho capito. Senti, ma tu prima che facevi? Facevi qualche altro lavoro? Hai fatto qualche altra cosa prima? Sì, come tutti abbiamo fatto un altro mestiere prima di rimanere su questo. Io facevo il scaffalista al supermercato. Ah, ho capito. Ma come hai conosciuto Glovo? Per un amico che sta in Spagna. E lui per primo ha sentito Glovo in Spagna e poi alla fine mi ha detto, guarda, questo è per te. Appena lui l'ha sentito proprio in Spagna. Ah, ho capito. Ma all'inizio, quando sei entrato a lavorare con Glovo, avevi delle idee, cioè avevi grandi aspettative, non avevi aspettative? Cosa ne pensavi quando sei entrato all'inizio? Beh, soltanto sono entrato per vedere come era il lavoro. Volevo sapere come andava e se mi poteva interessare di più o no. E quindi evidentemente poi ti è piaciuto, diciamo. Sì, certo. E non sono stato l'unico, ci sono tanti che hanno iniziato come secondo lavoro e poi alla fine sono rimasti con questo. Ho capito. Senti, ma dimmi una cosa, mi dici un aneddoto, un aneddoto più brutto che ti è capitato durante questo lavoro? Beh, sono difficile da ricordarsi perché a volte può essere con il cliente o a volte può essere con il ristoratore, per esempio, senza dare il nome e cognome, come si dice, ma un ristoratore non è stato tanto simpatico e quindi alla seconda volta mi ha vietato di andare, no? E comunque con Glovo e semplicemente possiamo riassegnarlo, no? Tranquillamente, senza farci tanti problemi. Ho capito. Invece un aneddoto più bello che ti è capitato mentre stavi lavorando, la cosa più bella che ti è capitata? Beh, il tempo della pandemia, quando c'erano le persone che ti ringraziavano per quello che uno faceva. Ah, quindi anche durante il lockdown venivate comunque ringraziati dalle persone? Sì, ci sono tanti modi per farti sentirti contento con questo lavoro, no? Una mancetta, una cosa. Appunto, qualche scritta, o da lontano ti dicevano grazie mille. E poi basta, no? Un sacco di complimenti, però certamente non c'era il contatto. Ho capito. Senti, un'ultima domanda, ma mi dici un aspetto negativo di questo lavoro?
Direi che non esiste proprio, per me non esiste proprio un aspetto negativo, perché sennò già avresti stato fuori a fare altre cose. Però a questo punto è un ottimo lavoro a pesare di tutte le circostanze con lo Stato, che abbiamo un paio di cassini, quindi al momento si sta bene. Ah, quindi invece, quindi ti volevo dire altra. Un aneddoto, un aspetto positivo invece di questo lavoro. Beh, stare fuori, interagire con la gente, conoscere tante persone che poi diventare poi piano piano amici, conoscere un po' di più Roma, la libertà. Ho capito. Senti, tu che mezzo usi per lavorare? Beh, dipende la situazione. Da solito sto sempre con lo scooter, però se inizia la pioggia e cambio a una macchina. Ah, quindi si può scegliere anche di cambiare mezzo di lavoro, diciamo, non sei obbligato a usare solo un tipo di mezzo. No, per niente, potrei esprimerla come a me pare. Però con la macchina mi sento più comodo al fine settimana perché c'è poco traffico e se c'è la pioggia sto al riparo. Ho capito. Senti, ultimamente si sente parlare molto di contratti, assunzioni, tipo Just It, hanno fatto tipo dei contratti particolari. E tu di sta cosa ne pensi? Sinceramente non mi sta tanto bene perché così come sto gestendo le cose, sto guadagnando quello che è uno stipendio ottimo per una persona che sta qui a pensare delle problematiche. Invece se io faccio un contratto in cui si sa come il contratto di OSI, quindi questo lavoro non sarebbe per me perché non mi manderebbe ad andare avanti con le mie cose. Ho capito, quindi tu preferisci restare, diciamo, autonomo come sta ora, senza contratto di lavoro. Appunto, a pesare di queste problematiche, l'azienda certamente si sta impegnando di più per darci più possibilità di usufruire di quello che vogliono i contratti, no? Invece al momento ci gestiamo in un altro modo, tanto con le nostre spese, però in cui c'entra tutto quanto, entra dentro del guadagno. Ho capito, ho capito. Va bene, grazie mille Renzo, buona giornata e ricordatevi ragazzi di iscrivervi al canale, mettere like, attivare la campanellina, tutte le cose che dovete fare, ma non fate mai, ok? Mi raccomando, ci vediamo alla prossima intervista.